Salve, buon inizio settimana, buon lunedì e ben ritrovati con l'altra campana il nostro spazio quotidiano di approfondimento sono ore importantissime per la formazione del governo eh, nato dall'accordo eh, politico-contrattuale dovremmo dire tra eh, la Lega e il Movimento 5 Stelle alle 17.30 il eh, Capo dello Stato eh, Mattarella ha convocato prima il Movimento 5 Stelle e poi la Lega il contratto è eh, firmato sottoposto all'attenzione ehm, degli iscritti e dei cittadini attraverso i gazebo e per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle la piattaforma Rousseau eh, il premier indicato e il professor Conte ordinario eh, all'Università di Firenze ma che come state leggendo nelle cronache di questi giorni è nato a Volturara App eh, il papà originario di Cerignola, la mamma e tutta la famiglia della mamma eh, di Volturara, poi eh, l'impegno eh, lavorativo del papà eh, ha portato Conte prima a Candela, poi il trasferimento a San Giovanni Rotondo dove ancora eh, vivono i genitori del possibile futuro eh, premier di questo eh, governo e poi eh, una lunghissima e prestigiosa eh, carriera eh, sia universitaria ma anche eh, impegnato eh, in diversi, eh, con diversi impegni di carattere istituzionale ma eh, una figura che incarna soprattutto l'attenzione che questo eh, governo che sta per nascere vuole dare alla questione prima di tutto della riorganizzazione eh, dell'impianto della pubblica amministrazione. Oggi di questo ne parliamo con il segretario cittadino della Lega eh, Silvano Contini. Partirei però Proprio eh, da questa domenica eh, dei Gazzebo che hanno visto eh, sia voi che il Movimento 5 Stelle eh, impegnati a sottoporre ai cittadini eh, il contratto e a tastare l'umore. Insomma, ieri che umore c'era? Anzitutto, buonasera a tutti i telespettatori, a lei dottoressa. Eh, ieri c'è stato un, un suffraggio di, 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 di cittadini che hanno si sono avvicinati al nostro gazebo sull'isola pedonale, eh, i quali hanno quasi per la totalità eh, dato la preferenza a questo nuovo governo, a questo contratto, più che altro non a questo nuovo governo fatto fra i 5 Stelle e la Lega, visto che qui si parla ormai. Uh, a più riprese anche da, anche da parte di alcuni soggetti del centrodestra di una coalizione, non ci siamo coalizzati con i 5 Stelle noi stiamo attu attuando un programma nel quale ci sono punti che servono uh, al paese uh, uh, che ormai or da quattro anni a questa parte, dalla nascita di Recon Salvini e poi all'avvento della Lega qui nel Meridione Matteo Salvini sta portando avanti Uh, questo... Però è un governo quello che noi. Certo, certo. No, ma giusto per puntualizzare, perché uh, io ho fatto un'intervista alcuni giorni fa, uh, a livello amministrativo ho detto noi dialogheremo con tutti, senza fare preclusioni a nessun partito. Senta, continui, una delle, se oggi si chiude, diciamo, se il Presidente della Repubblica, che tutti ricordano, non è la buca delle lettere in cui si imbuca il nome e poi il Presidente ratifica, peraltro lo ha detto lui stesso una decina di giorni fa, io non sono qui a fare la buca delle lettere. Se sarà Conte il premier incaricato, quindi di formare il governo, quindi poi la lista dei ministri, è già, come dire, il, lo slogan che sta passando e che sta facendo passare proprio il Partito Democratico è ma neanche questo è un premier eletto dai cittadini. E siccome una delle battaglie, una degli slogan di questi anni, sia della Lega che del Movimento 5 Stelle, è che C'erano premier non uh, eletti, <ride> come ve la cavate adesso con questa... Beh, noi non possiamo far altro che prendere atto delle decisioni prese dal, dai vertici del partito. Potremmo in un certo qual modo essere d'accordo o meno per un tecnico nel nostro entourage a livello politico, però alla fine vedremo i risultati. Se ma questo Salvini che nasce, secondo voi, è un governo politico o tecnico? No, no, secondo noi è politico, perché alla fine Matteo Salvini, eh, con il quale io sono stato diverse volte a pranzo a cena, è l'uomo della strada, ma nel senso buono della parola, cioè è uno di noi. Sempre in mezzo alla gente, sente gli umori della gente, quindi se lui si presta a delle situazioni che sono a salvaguardia del Paese firma i contratti, altrimenti lui non prende. Qual è uh, un altro diciamo, <coughs> elemento che è stato sollevato? È non c'è il mezzogiorno in questo contratto tra Movimento 5 Stelle e Lega. Una delle difese nazionali dei leader è stato perché il mezzogiorno non è diverso. Dal nord nelle politiche che vogliamo attuare, cioè ehm, le politiche sono per il paese, quindi sono politiche per il mezzogiorno e politiche per il nord. Vi convince questo come meridionali? Allora, io eh, mi sono avvicinato a questo partito nel 2015 perché ho creduto in un certo qual modo al programma che è sempre rimasto lo stesso ad oggi. Io sono un nonno, quindi penso al bene dei miei nipoti domani e so per certo che Matteo Salvini essendo sceso qui al sud partendo da un 3% della Lega Nord che oggi non esiste più. Tra gli altri i colori non è più il verde, ma il giallo e il blu, i, i nostri colori nazionali. Quindi giallo e blu non è che si deve identificare come il colore fra Lega e il e verde se... padano, diciamo. Eh, Matteo ha detto tra l'altro che avrebbe istituito due nuovi ehm, ministeri, ministeri uno, quello della disabilità, che non è mai stato preso in considerazione da nessun governo ad oggi, e l'altro per eh, il turismo e l'agricoltura, e molto probabilmente eh, dovrebbe spostare l'asse fra Bari e Napoli per quanto concerne quello dell'agricoltura. Quindi in un certo qual modo il, il Sud viene eh, salvaguardato anche dalla, dalle posizioni che Matteo Savic... Tra l'altro e... lui sta sempre in Puglia, sta... Per, tra l'esina, sì, le tra tremiti... Le tremiti abbiamo visto, mentre si votava in Friuli, eh, certo, stava certo. trascorrendo un lungo fine settimana con la sua compagna, le isole certo. tremiti. Um, andiamo un po' eh, prima di passare a altre questioni. Beh, insomma, se sarà Conte il Premier... La capitanata esprime un esprimerà un presidente del Consiglio. Un nostro conterraneo. Un, co un conterraneo, nostro conterraneo di Volturala. Sarà io... contento il sindaco di Volturana che in questi giorni certo, è stato sommerso. E, del e del anche del... i parenti di Cerignola a questo punto. E anche i suoi origini. Giovan, ah, insomma, certo. È un premier insomma, che eh, comunque sarà espressione del... No, io ho letto in un certo qual modo il curriculum. curricula di questa eminente persona. Cioè, Lewis e Sorbone oh, sì. e quant'altro, c'è stato in America. Cioè vedremo nel tempo cosa farà. Non sono riuscito nello specifico a leggere un po' tutto eh, quanto abbia fatto, però Beh, io sì, mi fido auguri, molto del nostro molto leader. Eh, andiamo un po', scendiamo un po' eh, a casa nostra. Mm. Eh, dieci giorni fa, eh, sì, più o meno dieci giorni fa, eh, il passaggio ufficiale del sindaco di Potenza, eh, il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, Potenza. Antonio Potenza che ha ha annunciato in una conferenza stampa ufficiale tenuta certo, a, Bari. Uh, a Bari il suo passaggio alla Lega. Alla, uh, Lega. Lui l'ha detto, è un passaggio personale da un certo. punto di vista amministrativo, si rispetta il patto di coalizione che ci ha portato a vincere e che quindi la mia è una scelta politica personale. È stato ospite qui però io gli ho detto, beh però un sindaco della Lega inevitabilmente dovrà far passare all'interno della sua amministrazione Alcuni degli elementi cardini del programma in genere della Lega nel momento in cui amministra, sbagliavo a fare questa sottolineatura? No, no, assolutamente, ma penso che eh, essendo persona eh, accorta il sindaco Antonio Potenza abbia messo eh, in conto anche questa situazione, perché tra l'altro noi eh, in provincia, come del resto anche a Foggia, eh, Trattiamo con la base e anche con la dirigenza provinciale e ci interfacciamo fra di noi perché comunque alla fine sappiamo che abbiamo dei fini, eh, per esempio io ho un mio programma che eh, a Foggia vorrò portare le prossime amministrative che è quello per esempio di salvaguardare anzitutto, anzitutto, e lo ribadisco, il quartiere Ferrovia che ormai è diventato degradato. Tra l'altro noi abbiamo preso alle politiche moltissimi voti alle, mh, nel Rione Ferrovia e zona Candelaro Via Lucera. Per due questioni differenti, l'una per la questione legata al lavoro, l'altra per la questione legata alla, alla sicurezza. Eh, quindi eh, penso che Potenza abbia messo in conto questa nuova situazione. Continui, non c'è il rischio oggi che la Lega, anche adesso le elezioni in Val d'Aosta, al di là del partito val, valdostano. valdostano che è eh, di formazione ben radicata, la Lega è di, eh, ancora anche in queste elezioni il risultato lo porta ad essere il secondo partito. Non c'è il rischio di un bel salto sul carro dei vincitori, succede sempre in politica. Come fate di adesso come dire, a non prestarvi a questa transumanza? Si fa il nome anche per esempio di un ex parlamentare Tarquinio che sarebbe passando per nella Lega, si fa il nome di, Urzitti, eh, di Raimondo Ursitti, consigliere di comunale, Bruno Longo. Bruno Longo ma insomma, si fa il nome di tutti. Si si fa il nome di molti. Noi purtroppo siamo amici di tanti e vederci assieme significa alla fine che domani faremo un listone, di, un purpurì di tutta questa gente che ormai è stata da tantissimi anni in politica. Guarda, io le dico una cosa, Matteo Salvini mh, non bada molto alla presenza eh, scenica o fisica della persona o al curriculum che ha avuto negli anni in politica, ma bensì pensa più alla gente vicino al popolo. Quindi se eh, lui dice in un certo qual modo scendiamo in piazza... Eh, in un comune qualsiasi, noi votiamo lega, però il voto, io il, il simbolo non te lo do. Dimostratemi prima con i fatti quello che valete. Io preferirei al limite una lista civica anziché una persona, oggi col vincolo di mandato. Tutti possono salire sul, sul carro dei vincitori e domani eh, saltare eh sull'altro certo, carro. Quindi a questo carro. punto, fino a, fino a quando non ci sarà questo benedetto eh, vincolo di mandato, ognuno sarà arbitro di, di quello che, che potrà fare. Adesso ci seguito. sono le, alcune elezioni amministrative sì. anche da noi a giugno. Eh, uno dei vostri candidati, diciamo di punta anche per il risultato alle politiche, Vico Del Gargano, certo. Daniele eh, Cusmai. Lo dico eh, anche se siamo, eh, non so se siamo già scambiati cattati in par condicio ma insomma lo faremo in genere, in genere con tutti, lo dico perché oggi qui c'è la Lega e la Lega Vico certo, certo. del Gargano è stato uno dei paesi in cui ha preso la percentuale più alta ma non solo Vico, c'è anche San Nicandro che ha preso una buona percentuale, superiore al 10% ci sono molti altri comuni, tra i quali noi non siamo presenti in tantissimi comuni però vedo che molti si sono avvicinati se non al 10% anche oltre il 10% questo fa capire che una politica fatta per la base quale è quella ormai della Lega che è consolidata da anni, cioè sicurezza, immigrazione, lavoro agli italiani, eh, case prima agli italiani, non significa essere discriminanti nei confronti di... Oggi la gente purtroppo ci, eh, ci identifica come eh, persone, eh, come razzisti. Populisti. Populisti e, e sovranisti. Io sono orgogliosamente sovranista, autonomista pure, perché Matteo comunque ha dato piena autonomia a tutti i territori, e alla fine ognuno decide sul suo territorio sempre dando conto al regionale ed eventualmente poi al, al, al nazionale. E andiamo al bobbone dei bobboni, eh. il comune di Foggia. Eh. <ride> Ma sta, state ancora a cioè quella famosa, quando il sindaco fece la conferenza stampa dopo il ritiro delle dimissioni disse ehm, io ri riapro il dialogo politico interno al centrodestra perché noi ci dobbiamo preparare alle prossime... Eh, elezioni, ho intenzione di eh, dialogare sia con la Lega che con Fratelli. Ma ah, pensavo dicesse di ricandidarmi No, questo non l'ha detto. <ride> no. Ha detto che se deciderà detto, la, deciderà la se decisione sulla sua eh, eventuale ricandidatura la prenderà lui, lui certo, certo, e non la farà certo. diciamo, discendere da altri. Questa è stata più o meno la sintesi. Questo dialogo vi ha visto, eh, come dire, ha visto una riunione politica di centrodestra, sì. subito dopo un famoso lunedì o martedì, adesso non ricordo precisamente la data, dopo? Dopo siamo stati dal sindaco e non, siamo, non ci siamo accordati su nulla. Però avete, come Lega, vi siete astenuti al bilancio. Si sono astenuti i consiglieri. Eh, ma quei consiglieri no. rappresentano la Lega. Eh, ho capito, poi noi ci siamo uh, rivisti quell'astenzione uh, era concordata con il partito? con il partito sì cioè, ognuno però la pensa come, come crede. Io, io mi prendo sempre le mie con responsabilità con il partito provinciale quindi era, stata... regionale, regionale. Ah, era no, stato regionale, a livello provinciale non, non c'è nessuno perché eh, siamo sì, commissariati, perché commissariati. Uh, a livello regionale sono stati presi gli accordi di votare l'astenzione quindi comunque c'era il cappello della decisione del regionale sì. Questa astensione, quindi questa buona volontà, chiamiamola così, però poi non ha eh, prodotto eh, niente da un punto di vista del tavolo politico. Senta, a noi eh, di avere l'assessorato o prebendi a noi non, non interessa. Cioè, se io devo avere un assessorato X, è normale che voglio delle garanzie per poter adoperarmi nel. non devo avere soltanto la poltrona, giusto per. allora, se io dovessi avere l'assessorato alla sicurezza, se non mi metti a disposizione un numero di vigili pari a 10-15 persone, per poter dimostrare sul territorio il valore della Lega. Perché la polizia non aria non sarebbe dentro tante... la delega. Io so che ci sono 35 poliziotti urbani nella, nella non aria. Secondo me basterebbe anche una decina. Gli altri sarebbero dislocati tutti sul territorio. Senta eh, Salvini, restando al comune di Foggia, eh, ha fatto molto discutere Uh, il, uh, voi vi siete sempre astenuti uh, il voto contro quell'emendamento che prevedeva la costituzione eh, beh, di un fondo per la lotta uh, all'abusivismo e per l'abbattimento di una serie di costruzioni abusive. Uh, il centrodestra ha votato contro questo emendamento. Uh, questo emendamento che era del consigliere Giuseppe Mainiero di sì. Fratelli d'Italia ha visto diciamo una parte larga dell'opposizione, quasi tutta l'opposizione votare invece a favore. I tre consiglieri della Lega sì, hanno. Ma qual è la vostra posizione sull'abusivismo? Scusate. Da parte mia io, uh, Matteo Sabine, fa un cavallo di battaglia ah, di eh, tra la sicurezza, l'abusivismo, il decoro. Io ero d'accordo per, nell'eventualità di aver votato a favore, cioè si sono astenuti perché hanno votato, si sono astenuti su tutto eh, l'iter del, del Consiglio Comunale, loro hanno deciso così, io non ero tanto d'accordo, comunque alla fine ci siamo sentiti e abbiamo chiarito la situazione. Non, cioè... Però è una situazione di stallo quella col sindaco di sì, fatto. Ma fino a quando io dico eh, non rientreremo nell'ottica di dare... Eh, L'importanza che, che deve avere una segreteria, perché oggi le segreterie, lei sa meglio di me, contano quasi zero. Cioè ognuno qua diventa consigliere, eh, diventa sindaco, io non, non, non faccio nomi, non mi riferisco a nessuno. Ma no, lei dice in, in generale. Cioè le segreterie vengono messe da parte, cosa che non avveniva in tempi. Eh, Fino a 25 anni fa questo non avveniva perché comunque bisognava seguire delle direttive. Oggi non si riunisce più il direttivo eh, provinciale, prima ci riunivamo eh, diverse volte con i nostri referenti provinciali e regionali, cioè si è perso un po' quell'attaccamento al, al partito. Per questo poi non depone molto perché poi non si riesce a capire qual è la linea di un partito. Eh, certo, perché poi alla fine noi, eh, io, io mi sento molto spesso con il nostro regionale e eh, disquisiamo anche su, io posso essere d'accordo o non d'accordo su delle situazioni, però alla fine poi troviamo la quadra su cioè, tutto. Si prende una decisione e sì. alla fine io arbitrariamente, lei mi ha invitato diverse volte, ho declinato l'invito scusandomi perché non sapevo al limite come beh, giusto, comportarmi. Beh, giusto. Una volta che è stata eh, definita certo, una linea è chiaro che certo. siamo. Bene, allora vedremo che cosa accade nella giornata di oggi, vedremo se... Eh, Conte sarà il nuovo premier, e quindi come provincia di Foggia potremo anche eh, appuntarci. Questa. Eppure se il giaguaro smacchiato ritornerà in eh, non auge. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Il giaguaro quello è un problema vostro, è <ride> no, un problema loro. Con... <ride> un problema loro del giaguaro... Noi siamo autonomisti in tutto, sia. benissimo. Quindi. Allora, grazie a Silvano Contini per essere grazie stato in nostra compagnia, segretario cittadino della Lega. Noi, naturalmente, come tutti voi, eh, seguiremo eh, le vicende, vedremo come andrà a finire. Questa eh, lunga eh, giornata che ancora può, potrebbe riservare più di un'incognita, più di una sorpresa. Grazie ancora, a domani, arrivederci. Salve.